quando tutti hanno fatto un passo indietro, ne abbiamo fatti più di uno in avanti e siamo risultati essere credibili nei confronti degli organizzatori, RCS, in primis tutta la macchina attorno al Giro d'Italia, perché stiamo parlando del Giro d'Italia, ma potremmo parlare anche di tanti altri eventi, grandi eventi. E se ad oggi possiamo godere di questa fiducia è perché abbiamo dimostrato di essere affidabili nei momenti di difficoltà. Per essere semplicistici, se l'Abruzzo è stato credibile, affidabile, ha mantenuto la parola, gli impegni, la capacità organizzativa, i momenti in cui era difficile farlo, figuriamoci quando saremo tutti fuori dal tunnel e quando le possibilità saranno diciamo performanti per tutti. L'anno scorso l'abbiamo vissuto con tre tappe abruzzesi, di cui una tutta abruzzese, quell'arrivo stupendo a Campo Felice sullo Sterrato che rimarrà nella storia, è stata ricordata come una delle tappe, anzi la tappa più bella, più importante del Giro d'Italia. Non vi dico le difficoltà, ma anche l'investimento da parte della regione e la soddisfazione per me che ero lì, sembrava di vivere in un'altra epoca, in un altro mondo, con il fascino di tutta una nazione, non soltanto rivolta sull'Abruzzo e su una stazione sciistica che pagava il fatto di essere state chiuse in un anno in cui c'era ancora tanta neve quando è arrivato il Giro d'Italia. Dopo un Giro d'Italia, quello dell'anno passato, rivolto per di più alle aree interne, diciamo così, con tre tappe che hanno visto protagonisti i parchi, le nostre montagne, dell'Abruzzo interno, era importante dare una risposta anche alla parte costiera, in particolar modo la ripartenza da Pescara. Pescara lo rivendicava con forza. Io sono assessore regionale e chiaramente ascolto tutte le richieste, tutte le sollecitazioni di tutta la regione, ma era importante una bella partenza da Piazza Salotto che mancava da tempo immemore nella nostra regione, così come farà selezione l'arrivo sul Blockhaus. E stiamo portando a delle ricadute economico-sociali sui territori molto impattanti, in senso positivo, ricadute che saranno sempre più grandi man mano che come regione, ma come nazione, ma come mondo, anche e soprattutto per me che ci credo da morire come medico nella copertura vaccinale, saremo capaci di uscire da quel tunnel di cui tu parlavi prima, che non è soltanto un tunnel sanitario, ma è stato un tunnel di deficit psicologico, di deficit sociale, di deficit economico-finanziario sui territori, un lockdown di fatto per tutta una serie di attività che hanno visto venire meno il PIL della nostra regione e la vita. Ecco perché c'è una gran voglia di tornare a vivere, a fare vita, e fare vita Certo. significa innanzitutto fare sport.